mamma son tanto felice. Roberta Caradonna per 3 minuti in TV. Lei è un'attrice emergente e le diamo il benvenuto. Ciao Roberta. Ciao. Benvenuta. Oggi parliamo del suo primo romanzo, L'amore non ha pregiudizio. Come nasce questo libro? Questo libro nasce dal mio profondo bisogno di far capire alle persone che l'amore non deve avere pregiudizio, che non ha barriere, non ha sesso e non ha età. Infatti, leggendo questo libro si può capire tante cose, a partire da Maimo, il protagonista, che chiederà alla sua ragazza a me di risposarlo, andranno a Londra e qui succederanno tante cose. Non spoileriamo troppo, lei è un'autrice emergente e ha scelto di autopubblicarsi. In realtà non ha scritto solo L'amore non ha pregiudizio, ma ha anche partecipato ad un'antologia. Quale? Delizia in punta di penne, editato a Marco sul pannello editore. E io nella mia base è sempre l'amore e attraverso la cucina i due protagonisti si conosceranno e il protagonista corteggerà la ragazza e si svolge a Verona. I social, il ruolo dei social per te nella promozione del tuo libro, qual è la tua esperienza? Per me sono molto validi i social, io sono onnipresente sui social e la mia esperienza è sì buona, però anche un esatto qualche problema perché vengo bloccata se faccio molta pubblicità, però sono essenziali secondo me. E in definitiva, quali sono i tuoi contatti, dove possono acquistare il tuo libro, dove possono trovarti? Allora, a me possono trovarmi su Facebook, la pagina Roberta Caradonna Scrittrice, in tutti gli altri social, YouTube, LinkedIn, e Twitter e così via. Poi i miei libri li possono trovare online sia cartaceo e ebook e nello store della Libreria. Ringraziamo Roberta Caradonna perché è stata ospite a 3 minuti in TV e vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao!